Ciao ragazzi, il video di oggi riguarda un argomento serio. Mi sono sentito in dovere di registrarlo comunque, pur sapendo che sicuramente qualcuno darà un'interpretazione tutta sua rispetto alle mie intenzioni iniziali. Ma in questo caso, sinceramente, chi se ne frega? Come ben sapete, a causa della situazione attuale, tante attività commerciali sono provvisoriamente chiuse al pubblico. E incluse fra queste ci sono anche i nostri local. Con lo stop e senza una data certa all'orizzonte per la riapertura, non è così impensabile che qualche negozio possa anche chiudere i battenti definitivamente. In questi giorni leggo spesso in giro cose del tipo: ma quando potremo giocare di nuovo? Allora farò, comprerò, non vedo l'ora. Sì, ma ragazzi, sarebbe abbastanza tragicomico, una volta arrivati alla tanta agognata fase del Tana libera tutti, recarsi al local per trovare soltanto una serranda abbassata. Tanti iscritti nei commenti mi scrivono da anni che non hanno negozi nel raggio di chilometri e sono costretti tutte le volte a fare ore e ore di strada solo per poter giocare qualche game il fine settimana. Altri invece ci hanno direttamente rinunciato ed ora collezionano solamente. E tutti stiamo rischiando di finire in una situazione simile ora. La cosa buona è che però possiamo fare qualcosa al nostro piccolo per evitare il peggio. Se in questi mesi, che so che sono difficili per tutti e non solo per chi ha un'attività, avete comunque l'intenzione e soprattutto la possibilità economica per acquistare prodotti Yugi o di qualunque altro card game giochiate, ordinate dal vostro local di fiducia. I local aperti sono fondamentali per il nostro gioco. Pensare ad uno Yu-Gi-Oh! Solo virtuale come quello di questi ultimi mesi è molto, ma molto triste. Perché a parer mio si va a perdere tutto il piacere del card game, la sensazione di giocare con carte vere e non con pixel su uno schermo, la community che si crea sul posto, il senso di appartenenza al negozio dopo tanti anni che frequenti, le situazioni assurde, gli amici ed anche i legami che nascono solo giocando nei negozi sono un qualcosa di insostituibile e che anche in un'era ipertecnologica come quella in cui viviamo oggi vanno ancora a dare un senso ai nostri pezzi di cartone scintillanti e colorati. In conclusione, come vi ho già detto anche prima, se siete intenzionati a fare acquisti in questi mesi, supportate il vostro negozio locale. Oppure, se non è un'opzione e siete costretti ad utilizzare le svariate piattaforme disponibili online, tentate almeno, nel limite del possibile, di ordinare da seller italiani. Un saluto e ai prossimi video. Ciao ragazzi!